Se stavate cercando la ricetta di un pandoro fatto in casa, soffice, leggero come una nuvola e che ti manda in estasi davvero le tue papille gustative, questo è il video giusto. L'aria del Natale comincia già a farsi sentire. Ragazzi, dobbiamo organizzarci e provare a farci in casa un pandoro veramente coi fiocchi, che fa le scarpe ai pandori commerciali e che, posso dire, se fatto bene, può competere anche con i pandori dei più grandi pasticceri, perché basta la scelta degli ingredienti buoni e seguire i passaggi che in questo video vi spiegherò per ottenere qualcosa di fantastico. Io ho fatto annusare a mia zia solamente il sacchetto. Lei è molto obiettiva quando assaggia qualcosa, non è che dice: ah, siccome l'ha fatto il nipote, allora a quel punto il pandoro deve essere buono per forza. Ha annusato solo il sacchetto e lei ha detto: ma pop, che significa ma ragazzo, cioè una cosa, mi ha detto che è inebriante proprio, ok? Quindi davvero io spero che in qualche modo io vi convinca per fare questo pandoro fatto in casa. Sarà una ricetta un pochino laboriosa, ci vuole un po' di tempo, però davvero la soddisfazione è impagabile. E poi parliamone, i pandori dei grandi pasticceri costano anche un po'. Se proviamo a farlo in casa e, ripeto, seguite tutti i passaggi, risparmiate anche un pochetto. E vi dico subito che ho provato 21 volte a fare i pandori, perché io volevo proprio ottenere la ricetta perfetta che mi desse proprio grandi soddisfazione. Sono una persona abbastanza perfezionista, anzi togliamo pure l'abbastanza, quindi fidatevi se vi dico che davvero è un gran buon pandoro. Iniziamo già con così una cosa che può risultare scomoda un po' per alcuni, no? Soprattutto se non avete mai utilizzato il lievito madre, può essere un po' così spiazzante pensare di utilizzarlo in questa ricetta. Io posso dirvi solo una cosa: il lievito madre in un pandoro fa la differenza per quanto riguarda sapore, consistenza e fragranza nel tempo, perché il lievito madre poi aiuta a conservarlo di più, lo mantiene morbidissimo, gli dà un sapore pazzesco. Se di solito non lo avete in casa, andate da un panettiere, ma vi do anche un'altra soluzione molto pratica, soprattutto se magari tanti panettieri non ve lo danno, oppure semplicemente voi insomma siete un po' timidi e non vi va di essere sfacciati. Sappiate che online con Farina Petra avete una grandissima e bellissima soluzione. Loro hanno questo lievito madre addormentato che si chiama Genesis. È facilissimo da risvegliare, diciamo così. Ci sono tutte le istruzioni. Io ammetto di averlo utilizzato e vi posso dire che è un lievito davvero forte, tenace, profumatissimo e perfetto. Prima di fare il pandoro dovete rinfrescare il lievito 3 volte in un giorno, addirittura 4 se potete, ma 3 sono necessarie, proprio per avere un lievito madre davvero forte, tenace, che ci dà veramente volume a questa pasta. Lo rinfrescate con la stessa quantità di farina e la metà di acqua, aspettate 3 ore, lo rinfrescate di nuovo e avanti così. Se volete proprio una specifica sul lievito madre e sui rinfreschi, io vi consiglio di andare a vedervi il video dedicato al pane, che sarebbe il video precedente a questo. Andate sul canale e lo vedete. Nella prima parte del video io spiego tutto ciò che riguarda il rinfresco. In questo video non lo spiego così tanto, proprio perché sono stato bello dettagliato nel video precedente, quindi mi sembrava un po' ripetitivo spiegare tutto. Vi chiedo solo una cosa: per i grandi lievitati, questi sono in gergo, no? Pandori, panettoni, insomma tutte le colombe, no? Serve proprio un lievito madre molto forte, quindi oltre a rinfrescarlo 3 volte, quando lo rinfrescate miscelate tutti e 3 gli ingredienti, quindi farina, acqua e lievito madre, fatelo nella planetaria con la foglia. Mi raccomando, la scelta della farina è importantissima, scegliete una farina molto forte. Io utilizzo la Petra 6384, che è in assoluto la farina più forte e adatta sia per il rinfresco del lievito madre che per il panettone e tutti i grandi lievitati. Ricordatevi di fare questi 3 rinfreschi e otterrete una base di pandoro formidabile. Iniziamo con il primo impasto, perché ce ne sono 2, il primo impasto del pandoro. La ricetta scritta è disponibile sul blog, basta che andiate qua sotto, trovate il link, però io prima vi consiglio di vedere tutto il video, perché secondo me i passaggi in video sono molto chiari e capite tantissime cose in più. Gli ingredienti, sempre meglio che siano belli freddi, quindi io vi consiglio gli ingredienti solidi, una volta pesati li lasciate in freezer per tipo 2-3 ore, mentre gli ingredienti umidi, burro, uova, sempre in frigo fino al momento di utilizzarli. Se potete addirittura io vi consiglio di mantenere il vostro ambiente, la cucina in questo caso presumo,
abbastanza fresco, insomma piuttosto mettetevi un maglione in più, ma fate in modo che non sia troppo caldo, perché altrimenti l'impasto, lavorandosi per un bel po' di tempo, potrebbe surriscaldarsi. Potrebbe superare i 28 gradi, che è la soglia dove il glutine dell'impasto potrebbe veramente rovinarsi. Quindi pesiamo la farina, mi raccomando, per grandi lievitati. È importante utilizzare piuttosto questa tipologia di farina piuttosto che la farina Manitoba, perché è vero che la farina Manitoba è bella forte, però non ha la stessa qualità del glutine. Per ottenere proprio un pandoro eccelso, utilizzate questa farina qua. Ve l'ho già spiegato, mi sembra abbastanza in questo video, basta. Aggiungiamo il lievito madre rinfrescato e cominciamo ad unire 3/4 delle uova che servono per il primo impasto. Magari le uova prima dategli una sbattuta, che così sono già un po' amalgamate. Cominciamo a far lavorare l'impasto nella planetaria, utilizzate possibilmente la foglia, non scalda troppo l'impasto, non lo stressa eccessivamente e soprattutto amalgama molto meglio gli ingredienti rispetto al gancio. Tutt'al più, ogni tanto, se vedete che gli ingredienti non sono abbastanza amalgamati, tirate giù tutto l'impasto dalla foglia e nuovamente impastate. Tenete la velocità abbastanza bassa, 1 massimo 2, io rimango di solito sempre a 1 come velocità, perché ho paura che poi l'impasto cominci a stressarsi troppo. Da questo momento in poi ricordatevi che ogni volta che aggiungiamo un ingrediente, il glutine deve formarsi sempre prima di aggiungere l'ingrediente successivo. E come possiamo capire che il glutine si è formato? Basta semplicemente tastare l'impasto. Ne prendete un pezzo, lo cominciate a tirare. Se notate che l'impasto è molto estensibile e risulta quasi proprio come un elastico, nel senso che comincia quasi a molleggiare, deve darvi l'impressione di essere quasi dei lacci delle scarpe quando sono tutti annodati, no? Quando dovete slacciarli è un po' faticoso. E con un impasto ben formato è uguale. Quindi una volta che questa prima parte delle uova è stata amalgamata, e notiamo che l'impasto è bello, no? Come abbiamo detto, formato, aggiungiamo la seconda parte di uova, l'altro quarto, diciamo, e continuiamo ad andare avanti con l'impasto. Davvero servirà un po' di tempo, potrebbero volerci 7-8 minuti, anche 10, anche 12, dipende poi dagli ingredienti stessi, perché ci sono degli ingredienti che vengono assorbiti prima, degli ingredienti che vengono assorbiti dopo. Ad esempio, lo zucchero che andiamo ad aggiungere dopo che l'ultima parte delle uova è stata amalgamata, ci mette un pochino ad essere assorbito. Quindi, intanto, piuttosto che aggiungere lo zucchero semolato, io prima gli do una frullatina con il frullatore ad immersione, ma va bene qualsiasi mixer, per sfinarlo un pochino, quindi risulta quasi uno zucchero a velo. Non utilizzate però lo zucchero a velo già pronto, perché tante volte ha dentro l'amido di mais e potrebbe addensare l'impasto e non va bene. Utilizzate questa modalità. Lo aggiungiamo all'impasto e aspettiamo che si riformi la maglia glutinica. Inizialmente, appunto, siccome deve assorbirsi questo zucchero, potrebbe l'impasto assomigliare quasi ad una pasta frolla, ad una pasta per i cookies. Però poi col tempo, continuando ad essere lavorato, riprenderà la sua maglia glutinica e noterete che questo impasto continuerà a voler sempre di più aggrapparsi alla foglia. Un momento di pausa solo per dirvi che se volete sostenermi, mettete like a questo video se vi sta piacendo e condividetelo con i vostri amici, anche per istigarli un pochino a fare il pandoro, che così almeno ve lo regalano, sarebbe figo, no? Ora aggiungiamo il burro, poco alla volta, a cubetti. Non devono essere dei cubetti troppo morbidi, ma neanche troppo duri. Infatti io, prima di inserirli nell'impasto, soprattutto se non si è scaldato eccessivamente, li massaggio un pochino tra le mani in modo tale che li ammorbidisco e poi li aggiungo all'impasto. Magari ogni tanto, come vi ho detto, insomma, prendete l'impasto, lo capovolgete un po', poi rifate andare la planetaria, perché così sarà molto più amalgamato. Aiutate anche la planetaria stessa ad amalgamarlo meglio. Dopo qualche minuto probabilmente l'impasto si sarà appunto di nuovo formato, noterete che non si appiccica alle mani o comunque davvero sarà molto molto allacciato, nel senso che davvero quando prendete un pezzo di impasto vi si solleva tutto l'impasto stesso, e quindi siamo perfetti. Portiamo l'impasto su un piano da lavoro un po' imburrato, facciamo una palla e la lasciamo lievitare in forno spento con la luce accesa per circa 10-12 ore. Poi, una volta passato questo tempo, la riponete in frigo almeno 3-4 ore. Io di solito questo primo impasto lo faccio la sera, in modo tale che il giorno dopo, attorno alle 11-12, l'impasto ha lievitato, e poi lo metto in frigo fino alla sera, perché la sera dovremo fare il secondo impasto. Ma prima di fare il secondo impasto facciamo l'emulsione, che è questa miscela di grassi e di aromi che serviranno per aromatizzare il nostro pandoro. Più la fate prima, meglio è, perché in questo modo la vaniglia soprattutto trasferirà tutti i profumi
vergogna il burro. Quindi nella ciotola della planetaria montiamo burro morbido, vaniglia, zucchero, sale, miele e rum. Nel frattempo prendiamo del burro di cacao, ma se non lo avete potete anche utilizzare il cioccolato bianco. Lo fate fondere piano piano in padella oppure nel microonde e lo unite a questa emulsione a filo. Aspettate un po' che finisce di incorporare tutto e poi andrà in frigo coperta con della pellicola. Ok, siamo arrivati a sera. L'impasto sarà appunto lievitato e addirittura raffreddato, quindi possiamo fare il secondo impasto. Come facciamo? Prendiamo metà del primo impasto, lo mettiamo nella planetaria e uniamo anche una piccola biga che abbiamo fatto un'ora prima di creare questo secondo impasto, ok? Con 50 grammi di farina, 25 ml di acqua, quindi la metà, e 3 o 4 grammi di lievito di birra. Questa biga farà in modo da darci molto sostegno per questo secondo impasto che andremo a fare, perché poi appunto unendo ancora ingredienti il lievito madre potrebbe faticare, no? A far lievitare la massa, quindi aiutiamolo con un po' di lievito di birra, non succede assolutamente niente. Questo non significa che allora il lievito madre non lo dovete utilizzare, utilizzatelo sempre per il discorso che vi ho fatto prima. Ok, abbiamo unito quindi sì la farina, la biga e anche un po' di miele, pochissimo. Cominciamo a far andare la nostra pasta fino a quando appunto si sarà ben amalgamato il tutto e la maglia glutinica si sarà formata. Poi completate con la seconda parte dell'impasto e lasciate amalgamare molto bene. Unitelo al sale, anche il sale come lo zucchero, seppur sia poco, potrebbe così essere faticoso da assorbire, quindi tutt'al più aspettate un po' e poi unite i tuorli a filo mentre la planetaria sta andando. Una volta che l'impasto appunto si sarà ben di nuovo allacciato, sarà arrivato il momento di unire l'emulsione, quindi poca emulsione alla volta se serve, perché appunto l'impasto è ancora abbastanza freschino, non troppo scaldato. Massaggiatevi l'emulsione tra le mani e poi la aggiungete poca alla volta nell'impasto e aspettate che appunto si amalgami tutto assieme. Se serve, mi raccomando, continuate magari a staccare un po' l'impasto, fate andare ancora, poi lo staccate ancora dal gancio, dalla foglia, e andate avanti così fino a quando notate che l'impasto è amalgamato, perfettamente amalgamato, il glutine appunto è bello tenace. Prendete l'impasto, fate la prova, insomma abbiamo capito, però io ci tengo a spiegarvi tutto perché altrimenti davvero non vi esce un risultato assurdo. Ora che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere l'impasto, lo mettiamo su un piano da lavoro, ci facciamo 2-3 pieghe, aspettiamo una mezz'oretta per fare in modo che sulla superficie dell'impasto si formi una pellicina, e questa pellicina servirà per aiutarci a fare la sfera che dovrà andare nello stampo da pandoro imburrato e cosparso di zucchero a velo. Forno spento con la luce accesa circa 7-8 ore. Il giorno dopo, la mattina, sarà pronto, dovrà arrivare proprio al limite dello stampo. In forno 170 gradi statico per circa un'ora, ok, un'ora scarsa. Consiglio, per fare in modo che la cottura risulti perfetta e soprattutto non troppo diretta, ok, perché altrimenti magari la parte superiore potrebbe cuocere eccessivamente troppo la calotta, diciamo, del pandoro. 2 teglie da forno sulla parte proprio più alta di tutte e sulla parte più bassa. In questo modo il pandoro sarà proprio coccolato dal calore e non avrà questo calore diretto dall'alto. Se avete il termometro, misurate la temperatura interna, dovrà essere attorno ai 92-94 gradi. Lo sfornate, aspettate mezz'ora prima di toglierlo dallo stampo. In questa fase siate delicati, iniziate a scuoterlo un po' e vedrete che piano piano uscirà dallo stampo. Lasciate raffreddare su una gratella per circa 2-3 ore e poi lo mettete in un sacchetto. Importante davvero, prendeteli questi sacchetti che sono perfetti per la conservazione, perfetti anche per essere regalati. Utilizzate un laccetto per chiudere, mi raccomando, molto bene la scatola, e il vostro pandoro sarà fatto. Potete aspettare qualche giorno se volete proprio che gli aromi siano ancora più esplosivi, ma anche dopo qualche ora che l'avete fatto sarà buonissimo. L'ultima volta che l'ho preparato l'ho voluto mangiare a merenda con una cioccolata calda arricchita con della gianduia e del caffè. Non vi dico quanto è stato pazzesco. Ovviamente cospargerlo di zucchero a velo, anzi vi do un consiglio: non prendete lo zucchero a velo vanigliato, perché assolutamente non è la stessa cosa, ragazzi. Utilizzate la bacca di vaniglia svuotata che avete utilizzato per fare l'emulsione del pandoro. Basterà metterla a pezzi assieme a dello zucchero a velo in un mixer, frullate un po', non troppo, e poi la lasciate così a macerare nello zucchero per tipo un giorno, ok, sarà sufficiente,
e poi quando sarà ora di servire il pandoro basterà utilizzare un setaccio, i rimasugli di vaniglia rimarranno intrappolati nel setaccio e sotto vi uscirà uno zucchero a velo meraviglioso, profumatissimo e che sa veramente di vaniglia. Vi batterete la mano sulla spalla un sacco di volte, perché ogni volta che assaggiate questo pandoro vi posso dire che rimarrete estasiati da quanto è buono. Io spero tantissimo davvero che questa ricetta la proviate a fare. Taggatemi a maggior ragione con una ricetta così soddisfacente su Facebook oppure su Instagram per farmi sapere se l'avete fatto, se vi è piaciuto. Su Instagram poi sappiate che trovate anche altre ricette molto più sbrigative anche di questa. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. E qua sotto invece, qua sotto cosa c'è? Il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta e altre ricette di Natale. Ragazzi, il freddo è arrivato, il buio pure, quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie tantissimo.